Yes, sì. Sì, loro, i ragazzi. Sì, come dovrebbero fare? Centrale, centrale, grazie. Signora, si può. Voi erano due giorni che eravate lì, se non sbaglio, no? Vi prego anche, insomma, di tenere con loro un rapporto. È cominciato tutto, diciamo, con un boato. E poi è crollato tutto. Un boato. Quello che le posso dire, un boato. Lei quando siamo arrivati? Allora, scadenziamo come da prima, quando siete arrivati. Io ho pensato che sono salva, grazie a Dio. Però sono molto dispiaciuta, ma veramente profondamente dispiaciuta, poiché io quelle persone le ho conosciute, io ho visto il terrore nei loro occhi, sapevo che queste persone avevano dei figli. Poteva capitare pure a me, poteva capitare a lui. La sua presenza per me era importante, perché io so lui che carattere ha, lui è molto forte. Ci ho sempre creduto che qualcuno venisse. Ci ho sempre creduto. Ho detto, è impossibile che non viene nessuno. Qualcuno verrà a salvarci. Degli anni 24, della luglio. Allora, quello che posso dire io è che la mia forza è stata lui. Cioè, nel senso che lui, ogni volta che io cercavo di mollare, lui mi tirava su. E quindi... di stare tranquilla, poi mi abbracciava, cioè nel senso che già la sua presenza per me era importante, perché io so lui che carattere ha, lui è molto forte e cerca sempre di trovare una soluzione al problema e non di guardare il problema stesso. Per lui, ma soprattutto per Francesca, che io l'ho vissuta appieno tutte quelle ore. Io mi sento morire per lei, perché poteva succedere anche a me. È vero che voi avevate le valigie pronte, volevate andare via. Io già avevo caricato le valigie in macchina. Stavamo quasi andando via, diciamo. Dalla mattina che volevate? Ci hanno detto che dovevamo aspettare che passasse lo spazzaneve e quindi...